Ciao a tutti Anarcubisti. Allora, oggi sono qua perché vi voglio parlare di Paradise Beach dentro l'incubo, conosciuto anche col nome di The Swallow. The Swallow? The Swallow. The Shallow? Come cazzo si dice? Scusate, ma io sono totalmente ignorante, non conosco bene l'inglese, quindi facciamoci aiutare dalla nostra amica di Google Translate. The Shallows. Ma non è così, cazzo, questa è la spagnola, porco. The Shallows. The Shallows! Non l'avrei mai detto giusto. Grazie, ciao. Allora, oggi parliamo di questo film qua perché, bah, è l'ennesimo film sugli squali, diciamo la verità. Però. È su Netflix da poco, quindi ho deciso di guardarlo. E devo dire la verità, non mi ha annoiato particolarmente. Sono riuscito ad arrivare fino alla fine. Mi aspettavo un po' di più. Questi qua sono quel genere di film che se ci avessero messo dentro quella roba in più potevano diventare dei cult. Invece rimangono sempre su un livello, insomma, family friendly. Scusate. E quindi non riescono mai a lasciare il segno. Comunque, il film è di Jaume Collet Serrat, che è uno spagnolo, un regista spagnolo. E di buono che cos'ha? Questa attrice protagonista che è... Come cazzo si pronuncia? Blake Lively. 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 Insomma, che non è un'attrice famosa, però è una roba incredibile. Insomma, una bella ragazza. Comunque la storia è praticamente questa Nancy che va nella spiaggia, la mamma è morta di questa ragazza qua, no? Quindi lei vede una foto di sua madre che fa surf su questa spiaggia, praticamente al confine col Messico, insomma in California giù. E quindi per una questione romantica vuole andare là e fare surf dove l'ha fatto la madre. Solo che a quanto pare la madre porta una sfiga incredibile perché... Lei va là, fa surf e si ritrova praticamente con uno squalo gigante che la vuole mangiare. Riesce a salvarsi solo grazie a uno scoglio su cui si rifugia. Tutto avviene abbastanza velocemente, quindi non è che... Non è uno di quei film pacco... Scusate, c'è un ciuffo qua. Non è uno di quei film pacco che però sono pure molto lenti all'inizio. In poco tempo ci troviamo dentro al bordello, lei sanguinante, deve sopravvivere. Una cosa bruttissima che c'è nel film, che è una cosa che io odio anche in altri film, che è questa scelta per cui quando arriva un SMS, un messaggio su WhatsApp, in grafica viene fatto in questo film viene fatto una specie di 3D con soprattutto il testo, una cosa... Che io dico, ma che cazzo c'entra? Ma cioè, ci sono mille modi per farlo, ma che cazzo c'entrava sta roba qua? Ultra grafica, terrificante, proprio fuori luogo, non c'entrava proprio una mazza. Lì deve essere passato tipo il produttore ubriaco e dice, ah, fallo così, che è più figo, se no non ti faccio più fare il film. Boh, che ne so, cose del genere. Oppure è pazzo il regista. Detto ciò, insomma, è anche bella la dinamica di tutto quanto perché è molto credibile, non è che, insomma, può capitare, soprattutto dove è andata a fare surf lei, non è che non ci sono gli squali, ci sono. Quindi il film fondamentalmente però non fa mai vedere niente di splatter, di potente, però è molto, molto, molto action, molto, il ritmo è buono, insomma, riesce a vederlo. Allora, se non avete niente da fare, guardatevi Paradise Beach dentro all'incubo. Però ecco, diciamo che è un film che raggiunge a malapena la sufficienza. Io non so come dire, ma questo è un film che se la tizia, che ne so, se lo squalo gli avesse staccato una gamba, perché no? Cioè, perché no? Una bella gamba maciullata. Del resto sono cose che succedono, no? E allora perché? Perché sti film devono essere sempre all'acqua di rose? Porca puttana. Se fosse stato più violento, sarebbe stato più bello, sarebbe stato più quel senso che aveva questo film qua. Che senso ha sto film così? Comunque, dai, non è male, poteva essere meglio. Anche lo squalo, per esempio, non è che si vede molto. Lo squalo si vede poco, nel senso che non si vede bene in faccia. O anche le parti del corpo non si vedono molto. Lei, comunque, è una bella gnocca, ma insomma, non viene maciullata come dovrebbe. Ci voleva più splatter, insomma, secondo me.
Comunque, se il video, se, il film, se avete visto il film e volete darmi il vostro parere, se vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.